Dirà al padre appena lo vedrà arrivare. Arriva oggi. Sono perduta, Paolina, sono disperata, non c'è più rimedio per me. La morte sola. Ma no, ma non dire così. Sì. Ma se ti avvilisci così è peggio. Ma no, ma come ti sei combinata? Mi sono acconciata. Ma no, ma così no, non va. Perché? Ma perché ci vuole di più, così non va. Dio sa quanto mi è costato. Lo so, anima mia, ma vedi, tutto dipenderà dal vostro primo incontro e lui ti dovrà trovare piacente. E ora vedi così non basta. Più scollata? Più, sì. No, Paolino, no. Ma che ci vuole, Dio mio? Basta che ci appunti di lembi da una parte o dall'altra, ci appunti su, giro giro un merletto, ecco. Basta che sia scollata almeno fino qui. No. Ah, sì. Ho tanto no. E tanto sì, perché altrimenti ti dirò che è poco. No, ma come faccio, Paolino, perché? Ma come, perché non farmi prendere tempo in spiegazioni? Andiamo, fatti questi ricciolini e se non te li sai fare te li faccio io. Coraggio! Ti ho permesso? Avanti, Totò, avanti! Ma non hai portato quello che mi dovevi portare? Ecco, appunto... E che cosa hai fatto? Delle paste? Oh, me le sono mangiate! No. Tu? Tu ti sei mangiato 40 paste? No, metà! L'altra metà l'ho conservata per mio fratello, per stasera. Sì. E che cosa mi hai portato allora? Non ci hai portato nulla, Paolino. Nulla. Anzi, ci hai guadagnato. Guarda. Condizionato a meraviglia, perché non ci si possa sbagliare. Metà bianco. E questa è per te, se ne vorrà mangiare. Per il ragazzo. E l'altra metà... nera, crema di cioccolato, niente di questa al ragazzo. No, avanti, vuoi che ti veda così tuo marito? Voglio dire vergogna. Ma che vuol dire? Togli queste braccia, andiamo, togli queste braccia davanti, fatti vedere. Eccoti. Beh, benissimo. Come faccio, Paolino? Innanzitutto devi andare incontro alla prova con uno stato d'animo migliore, eh? Provati, la mia, provati, forzati. Prova a sorridere, prova a sorridere, forza che un po' così. Che vuoi fare? Che vuoi che faccio per farti ridere? Ti faccio qualche lezione da scimmio, Come piace a te così? Il gattone, ti faccio il gattone, mio! Smettila, stai dritta, su! Dritta che ti devo dipingere, andiamo! E poi facciamo i ricciolini a gancio. Aggancio uno qui. Ah, e adesso mi dica, questo signor capitano Perella, se non è meglio della sua signora di Napoli! Questa maschera orribile tu la devi dare a lui che non comprende, ma sotto questa maschera sei sempre tu. Tu come sei per te stessa, per noi e per tutto il nostro amore. Ecco qua. Zitto! Hai fatto tutto questo per me?
Ah, no, 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 grazie, cara. Chiudi pure bottega, tanto non ne compro. Passò quel tempo in Ea che non me ne sento neanche più. Allora, si mangia! Ecco, grazie, Francesco. Ha visto? Ha visto? Questa è l'educazione che si insegna a questa casa. Ha visto? Bravo. Allora, sai cosa facciamo? Adesso te ne vai in camera tua e vai a letto senza cena. Guarda che non me lo faccio vedere questa, altrimenti lo voto via la perché non mi faccia questo affronto. E allora via, mangiamocelo su. Guarda, io direi che... Sì. Direi così. No, tutto a me. Ma si è dato lei di cioccolato da fastidio. Oh, sì, sì, sì. Lei non sa il piacere che mi sta facendo. Ne fa tanto anche a me. Cosa mi dai da berci su adesso? Non lo so, Francesco. Francesco, andiamo! Francesco! Notte non dormirò, vagherò per la città e domani mattina passerò sotto la tua finestra. E se vedrò questo vaso capirò. Metterai questo vaso qui, sulla finestra della veranda là. Boh, io non so niente di vaso. Cioè lei è proprio sicuro che quando si è affacciato qui non c'era nessun vaso? Nessun vaso, guarda, sono ancora tutti quanti là, tutti e cinque. Io ma che succede? Ma che ne so? Il professore qui è andato su tutte le furie mentre si parlava di mogli e di marito. No, io stavo semplicemente dicendo che se... Calma! Piuttosto, ma aiuti, la prego. Ah! Ah, mi parla con questo vaso, vero? Lo vado a mettere... No. No. Lo dia a me questo. Ne prenda un altro, lei. Cinque. Capitano. Cinque vasi. Ridanno la vita. A una casa. A una casa, certo. Capitano, capitano, grazie tante. Lei non può comprendere. Mi scusi, io sono stato veramente una bestia. Caro professore, nella vita bisogna essere uomini. Ma per lei è facile. Con una moglie come la sua, la virtù in persona.